Un 2023 niente male per Ticino Turismo. Siamo qui col direttore Angelo Trotta a Bellinzona. Allo stesso tempo esplode il turismo in Svizzera. Sì, per la Svizzera è stato un anno record in assoluto. Si volevano superare i 40 milioni di pernottamenti. Sono stati 42 milioni. Allora io faccio subito la domanda trabocchetto. Temete la concorrenza interna? Ma sì, certo, si collabora benissimo tra noi operatori turistici, enti turistici dei vari cantoni di tutte le destinazioni, però chiaramente poi Schalken Fursa tutti contro tutti praticamente. Se pensiamo alla regione di Interlaken, a quello che offre, Angelo Trotta come si pone? Noi siamo anche una potenza a livello svizzero, quindi non minimizzerei. Tra l'altro il peso del turismo rispetto al numero di abitanti, se guardiamo del Ticino sul totale della Svizzera, è molto più importante. Quindi noi siamo un cantone turistico per eccellenza. Ricordo anche che durante il Covid praticamente eravamo quasi in prima posizione, abbiamo addirittura superato Zurigo. Certo, ma lei, lo sappiamo che lei è il re Mida del Covid e ha vissuto molto... molto di rendita anche per il Covid, però qui siamo confrontati con quello che sarà il futuro, il 2024, 2025, eccetera, con delle realtà che stanno andando molto forti e quindi il dubbio veniva un po', no? Abbiamo con che armi ribattiamo in allora, Ticino? Innanzitutto bisognerebbe vedere i numeri. In Svizzera sono andate molto molto forte le città quest'anno. Abbiamo Ginevra che arriva in quasi un più 20, poi abbiamo Zurigo con un più 16, Basilea con un più 14, Lucerna con un più 14, Berna con un più 14. Quindi soprattutto le città che avevano sofferto durante il Covid adesso sono tornate ad essere protagoniste, a fare dei pernottamenti record. Poi sono tornati quelle destinazioni che hanno dei grandi attrattori internazionali, per esempio giustamente menzionato Interlaken, importante, forte presenza di asiatici e di indiani ad Interlaken, la stessa cosa per Lucerna, anche se a Lucerna mancano ancora un po' i cinesi. Quindi noi abbiamo un turismo molto più elvetico, noi facciamo un 64% di turismi elvetici, la media svizzera è 50%, per esempio Ginevra fa solo un 25% di turismi elvetici, quindi per noi è importante mantenere, far ritornare gli elvetici, i turisti nazionali e poi rifare, perché quest'anno... Ma io intendevo che anche magari, che ne so, gli americani, i germanici, eccetera, potrebbero andare a Losanna, a Interlaken, a vedere altre cose in Svizzera, no? È questo anche che mi chiedevo. Sì, sicuramente, appunto, giustamente come dimostrano i numeri, è il fatto che noi abbiamo una quota più bassa di turisti internazionali, è il frutto anche delle nostre strategie passate, perché abbiamo sempre investito tanto sul turismo nazionale, però anche della forza dei nostri attrattori. Probabilmente il Ticino non è la prima destinazione di un turista americano, no? Chiaramente un turista americano magari va prima a Lucerna, per esempio, o prima a Interlaken o a Grindelwald che non in Ticino. È nostro compito fare sì che per alcuni il Ticino diventi la prima destinazione visitata in Svizzera, e se non lo diventa, se magari non è la prima, almeno la seconda, che la seconda volta che tornino, ritornino da noi. E il 2023 ci indica che il Ticino piace ancora molto, con, se non sbaglio, 2,5 milioni quasi di pernottamenti solo in albergo, a cui andrebbero aggiunti i bed and breakfast e tutte queste cose qua, no? Sì, assolutamente. Ecco, sì. Che cosa viene a fare la gente in Ticino? Cosa viene a fare il turista in Ticino? Cosa cerca? Allora, quindi farei due grandi distinzioni: coloro che vengono per la prima volta e coloro che ci ritornano. Abbiamo tantissima clientela fidelizzata, lo sappiamo, il weekend, tantissimi svizzero tedeschi che tornano da noi. Loro cercano soprattutto il clima, il sole, fanno passeggiate, l'enogastronomia per loro è assolutamente qualcosa di molto importante, e poi una volta che ci conoscono meglio, conoscono non solo il territorio ma anche, non so, per esempio delle visite ai nostri musei eccetera. Il turista che ci visita per la prima volta è un po' differente, cerca innanzitutto di visitare gli attrattori principali, montagna, i laghi eccetera, forse un po' meno sensibile al clima, per esempio, perché una volta che arrivano hanno già il viaggio organizzato, prenotato, e quindi il clima per loro è meno importante, e vanno a vedere gli attrattori turistici principali che si visitano la prima volta. Sono due turisti. Tanto vediamo un operatore turistico che sta aprendo un ascensore. Salutiamo
Grazie anche a loro, che il Ticino turistico va bene, no? Assolutamente. Anche queste meravigliose signore e signorine qui dietro che stanno facendo il loro lavoro. Arrivederci. A proposito, appunto, abbiamo misurato, è anche stato presentato, abbiamo misurato il grado di soddisfazione, abbiamo un 9.6 su 10, quindi significa di raccomandazione, quindi significa che i turisti effettivamente sono soddisfatti, e questo punteggio non è merito nostro, degli enti turistici, ma degli operatori turistici, perché sono loro che ricevono, accolgono e si prendono cura del turista. Finora tutto bene, il 2024 e comunque gli anni successivi racchiudono però anche delle incognite. Prima di tutto il Francoforte, l'inflazione, è un problema? Sì, certo, il Francoforte è uno dei fenomeni che ci può penalizzare di più, chiaramente non solo in Ticino ma anche il resto della Svizzera, chiaramente, perché il Francoforte ce l'hanno. Come fate a ovviare a questa cosa? Questo è molto, molto delicato. Diciamo, una cosa che ci aiuta, che ci ha aiutato, per esempio, è una forte inflazione all'estero. Ad esempio, sappiamo che ma non possiamo sempre sperare sulle disgrazie altrui, va bene il Covid, Mr. Covid, eccetera, ma strategicamente. Strategicamente, poi chiaramente noi lavoriamo a livello di macroeconomia, dobbiamo lavorare con quello che succede. Quindi, per esempio, l'inflazione all'estero ha fatto sì che in parte il Francoforte è un po' meno sentito. Tutti sappiamo, per esempio, in Italia i prezzi sono aumentati di molto, quindi malgrado il Francoforte abbiamo anche avuto una discreta affluenza anche di italiani, tra l'altro tra di noi l'anno scorso abbiamo fatto un più 4 di italiani. Quindi tutti lavoriamo con la situazione macroeconomica che c'è, cioè noi non possiamo cambiare il tasso del franco, l'inflazione eccetera. Il tunnel del Gottardo che è ancora chiuso a livello ferroviario, quanti grattacapi vi dà? Allora, si gratta la testa spesso. Sì, no, il tunnel... Ma può rispondermi anche su questo? No, il tunnel diciamo che non è che non mi fa dormire, però da praticamente, se ben ricordo, è stato il 10 agosto che... Però sta ancora chiuso per diversi mesi. Sì, probabilmente sarà ancora chiuso fino a settembre. Le FFS parlano di riapertura totale a settembre. Devo dire che si è iniziato a collaborare bene con le FFS, loro ci sono venuti incontro, siamo usciti in autunno, ma anche adesso siamo fuori con delle promozioni per ovviare a questo inconveniente, quindi ribassando il prezzo dei biglietti di arrivo in Ticino, per esempio. Le FFS hanno anche messo una serie di treni addizionali e lo faranno anche un paio di settimane fa, hanno emesso un comunicato stampa, a partire da prima di Pasqua incentiveranno, se non sbaglio, di ben 38 treni supplementari nel periodo pasquale, quindi questo aiuta. Anche lì è una situazione che non possiamo cambiare, che come l'inflazione è un fenomeno sul quale possiamo influire poco, cerchiamo di essere veloci, reattivi e di adattarci al meglio. In questo caso significa appunto incentivare l'arrivo in Ticino, vendere per esempio il viaggio lungo passando attraverso il passo, no? Cioè non più attraverso il tunnel ma attraverso il passo del Gottardo come si faceva prima, mettendo in evidenza alcuni vantaggi e se possibile anche offrire un vantaggio più a buon mercato per chi viene in treno. Pensiamo un po' alle nazioni confinanti, in realtà all'Italia. Como ci sta andando giù pesante col turismo, è emerso anche nella conferenza stampa, le fa un po' paura questa cosa? Guardi, Como negli ultimi 20 anni ha guadagnato tantissimo, lo sappiamo tutti, c'è stato l'effetto Clooney, hanno lavorato molto. Mi dica, le fa paura o no? No, paura no, perché è già una realtà, nel senso Como tra l'altro inizia ad avere dei problemi di overtourism, cioè iniziano anche loro a dire forse bene, ma forse è meglio che ci fermiamo, anche a livello di prezzi ci sono dei turisti che ritornano, sono abbastanza... Ecco, lì potete concorrere a livello di prezzi? Assolutamente. Perché forse costa meno da noi. Assolutamente, a partire, ma direi a tutti i livelli, però soprattutto a livelli di turismo, del lusso. I nostri alberghi per esempio sono concorrenziali rispetto a Como, girano dei prezzi effettivamente molto molto alti, assurdi. I nostri albergatori, in particolare Hotel 4-5 Stelle, ci hanno già fatto presente che sono concorrenziali in relazione alla destinazione Como, sì, Lago di Como. Senta, lei di cosa è felice?
Parlo lavorativamente, cioè, c'è una cosa che la rende orgoglioso, qualcosa che lei ha fatto in questi anni, adesso sono 5 anni? Quasi cinque anni, una cosa che dice, beh, questa l'ho fatta io, sono contento. Sì, lavoriamo chiaramente, vabbè, certo, come azienda. Non ok, è... Ticino Turismo non è solo Angelo Trotto, va bene, ma fatta questa promessa. Sì, appunto, come direi, come merito collettivo di Ticino Turismo, direi innanzitutto siamo riusciti a mettere in piedi il Ticino Convention Bureau l'anno scorso, e quindi abbiamo un unico centro di competenza che promoziona, gestione, promuove e si occupa del turismo d'affari, che ricordo rappresenta un 20% sul territorio. Abbiamo lanciato, non necessariamente per merito nostro, però stiamo avanzando per fare in modo che tutta la destinazione Ticino possa vendersi come destinazione sostenibile, quindi stiamo avanzando per ottenere il label Sustainable Destination. Poi c'è quella cosa, Colori Ticino, che è andata su tutto... Arrivederci, arrivederci! Ciao. Chi è la signora? La signora Sonia Frela, presidentessa di Hotel Rì. Ah, facciamola venire qua, venga qua che salutiamo, dai! Presidentessa di Hotel Rì, siamo Ticino Online, vuole salutare i nostri lettori, allora è contenta di come è andato questo 2023? Sì, un calo era da aspettare, anche visto che durante la pandemia abbiamo lavorato... così forte, molto così bene. Quindi c'era da aspettarsi che la un calo crisi... però piccolino, no? Sì, un 4%, sì, non è tantissimo, come ho detto, era un po' da aspettare perché la gente si spostava di nuovo un po' verso il mare, verso altre destinazioni. Che cosa viene, posso chiederlo alla signora, cosa le piace del Ticino a lei? A me? Cosa... Se dovesse promuovere qualcosa del Ticino, cosa promuove? Sono di origine da qui. Fa niente, però ha visto qualcosa del Ticino? Certamente. La cosa che le piace di più? Allora, la prima volta che sono arrivata in Ticino, 98, per iniziare a lavorare, sono scesa dalla macchina, cielo blu, lago, palme, e sulle montagne c'era ancora un filo di neve. E questo ho detto, qui non mi sposto più, è bellissimo. Benissimo, grazie. Signora, la lascio prendere il treno. Arrivederci, arrivederci. Com'è che la facciamo? Sonia Frey, non mi ha neanche presentato. Presidentessa di Hotel Rì Suisse Ticino. Va bene, un'ospitata fuori programma. Parlavamo di Colori Ticino per chiudere. Sì, Colori Ticino è stata una campagna che abbiamo lanciato 2 anni fa solo sul mercato svizzero. Costi di qua che c'è la. Abbiamo appunto lanciato questa campagna nel 2021, i Colori del Ticino. Noi praticamente possiamo investire in una campagna pubblicitaria, quindi con dei media, solo sul mercato svizzero, perché sugli altri mercati non abbiamo fondi sufficienti, cioè non avrebbe nemmeno senso, per esempio, investire in media in una campagna pubblicitaria sul mercato tedesco, che è un mercato enorme con i budget che abbiamo. Però siete felicissimi. Sì, sul mercato svizzero la campagna ha ottenuto degli ottimi risultati, sempre in relazione agli investimenti fatti. Chiaramente abbiamo anche misurato l'efficacia, abbiamo anche vinto dei premi, quindi la campagna è stata notata, recepita, ricordata, capita ed apprezzata soprattutto dal target svizzero-tedesco, svizzero-francese, sì. E con questo meraviglioso sorriso di Angelo Trotta chiudiamo da Bellinzona. Qui c'è il collega Robiani che sta invecchiando a vista d'occhio, aspettando la nostra intervista. Lasciamo la linea a lui, grazie a tutti. Da Bellinzona un carissimo saluto.